Hai visto la nuova Fiat 500X Sport? Nuovi paraurti sportivi, nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo doppio scarico cromato, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? SUV o Sport? Non una delle due, ma due in una. Scopri la nuova Fiat 500X Sport. Totalmente SUV, totalmente Sport. Gamma 500X da 14.900 euro oltre oneri finanziari con finanziamento, anziché 16.400 euro. TAN 6,45, TAG 8,67. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiat.it. Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuto, bentornato, queste Vacanze alla Radio, il programma radiofonico della Viaggio e Vedo, in onda tutti i mercoledì in diretta qui su Radio Vacanze. Puoi ascoltarlo come appunto sullo streaming www.radiovacanze.com tutti i mercoledì alle 19.30 con ospiti e con tanti amici, e stasera è venuto a trovarmi direttamente alla Adelandia un carissimo amico, ma conserviamo la sorpresa. E poi abbiamo comunque tante bellissime novità con la musica di Luigi Mosello. Stasera, come appunto detto, la destinazione sarà Thailandia. Ti ricordo intanto i numeri per entrare in contatto con noi anche via WhatsApp al 320 46 87 503. Puoi scrivere anche a radiovacanze@gmail.com. E ovviamente nostra passaggio su Alexia, basta dire Alexia abbi Radio Vacanze e puoi ascoltarci in diretta. Intanto salutiamo lo staff della Viaggio e Vedo che scappa via e ci lascia qui ai microfoni. Ciao Roberta, ciao Francesca e Piera se ne va via, ci hanno lasciato praticamente soli. Benvenuto al nostro amico Domenico di Asia Travel. Ciao Domenico. Ciao, buonasera a tutti amici ascoltatori, sono Domenico. Sono il CEO e direttore amministrativo della Asia Travel and Estate, con sede a Bangkok, Hanoi, Vietnam e Hong Kong. Ho il piacere oggi di stare qui con il mio amico Gianluigi e darvi un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere la destinazione Thailandia per questa sera. Nelle prossime puntate avremo modo di parlare di tutte le altre destinazioni che noi copriamo, che è praticamente tutto il sud-est asiatico, tra cui Vietnam, Birmania, Laos, Malesia, Cambogia, Indonesia e anche Giappone. Quante cose. Non sembra che c'è tanto. Allora, intanto, la gioia di avere un collega, come abbiamo sempre detto, a Radio Vacanze si fa turismo sul serio, i professionisti mettono a disposizione la loro conoscenza e il loro know-how, perché tu devi avere la certezza di essere informato nella maniera più corretta, no? E questo è l'obiettivo che abbiamo. Infatti nella nostra in chiusura di trasmissione avremo la nostra amica blogger Maria Grazia di Goditi la Vita, che come sempre fa il controller, come dico io, su quello che diciamo. Ed è bene così, perché se tante volte sbagliamo poi ci cazzia in una maniera non indifferente. Oggi sono loro in effetti che riescono a carpire un po' quelle che sono le influenze. Ma a stasera è un convegno che mi dice che sembra hasta che non ti reggo più. Vabbè, bella questa. Andiamo a vedere. Allora, Domenico, i prossimi 4 minuti per parlarci della tua azienda nell'interno. Allora, Asia Travel è una realtà gestita completamente in visione italiana, quindi siamo proprio legati al pubblico italiano, e chiaramente i nostri servizi e prodotti servono appunto a dare un risvolto positivo a quelle che sono le richieste del nostro pubblico. Siamo un'azienda piccola, non siamo molto grandi, e quindi ci riteniamo una boutique azienda dove i nostri prodotti sono molto tailor made, anche se abbiamo tutte le partenze garantite sia in lingua italiana
a date fisse. E quella è quello il plus, no? Famoso plus in più, sì. Conoscere le abitudini, quello che sono le esigenze poi di un pubblico italiano, ma tu allo stesso tempo poi dopo nella seconda parte parleremo anche di come programmi, cosa vai a scoprire, cosa racconti, il perché sceglierti, no, anche questo. Però intanto questo adesso diciamo che tu sei presente fin dall'inizio dell'arrivo degli ospiti in aeroporto, in poche parole. Sì, noi abbiamo un rappresentante aeroportuale che accoglie appunto all'arrivo nell'aeroporto di Suvarnabhumi e anche Don Muang, i nostri clienti, e poi chiaramente li accompagna e poi abbiamo un nostro punto di orgoglio, l'assistenza a cui noi abbiamo sempre dato un occhio di riguardo. Infatti i nostri assistenti sono realmente italiani, sono al libro paga, nel senso che sono nostri dipendenti, non sono freelance, quindi significa che vanno a fare effettivamente il loro lavoro, che è quello di fare l'assistente locale sul posto, quindi incontro, spiegare, dare tutte le informazioni possibili che servono a far sì che la vacanza possa proseguire nel giusto modo e nel più felice dei esatto. E poi comunque un punto di riferimento, perché qualsiasi cosa comunque c'è un numero di ufficio, c'è una presenza, insomma è quello che poi serve. Sì, una nota molto importante di cui ne siamo molto orgogliosi e fieri, che da circa un anno noi forniamo una app a tutta la clientela attraverso appunto i nostri operatori che lavorano con noi, che viene data anche ai passeggeri. Questa app è completa di tutto, tutta la documentazione, una ricerca di monumenti online, quindi in qualsiasi momento loro scattano una foto e possono vedere il sito, la descrizione del sito, tutta la documentazione viaggia su app con mappe eccetera. È una cosa molto importante, e la chat in tempo reale, dove sia l'assistente, sia il passeggero e sia l'operatore sono collegati, e quindi c'è sempre un contatto 24 ore per qualsiasi esigenza. Diciamocelo francamente, si sentono quasi che stanno dietro casa, cioè non si sentono mai soli anche quando sono dall'altra parte del mondo. Beh, non è una cosa da poco, anzi hai diciamo agevolato con la tecnologia qualcosa a supporto delle persone, insomma questo per sì. Te è determinante, perché sai, non sembra, perché poi noi parliamo sempre delle persone, dei clienti, no? Ma in realtà se i clienti stanno bene è anche l'operatore che dorme tranquillo, perché... Ma infatti è quello che noi cerchiamo di far sempre il punto principale, cioè infatti cercare di dare il massimo dell'assistenza. Oggi nel sud-est asiatico non è il prezzo che può dare un valore aggiunto. Quello che fa veramente la differenza è proprio sentirsi a casa, avere sempre la certezza che ci sia qualcuno pronto in qualsiasi momento a far sì che la nostra vacanza possa proseguire nel migliore dei modi. Beh, non è una cosa da poco. Allora, io intanto direi di fare la prima pausa musicale per poi non scappare, perché ci cominceremo a parlare di ammazzetta della destinazione. Intanto però voglio dedicare a dei carissimi amici che si sposano presto, anche se non hanno fatto il viaggio in Australia, mi hanno chiamato per avere informazioni sull'Australia. Allora, dedico questo brano, L'amore vincerà, di Giuseppe Gambi, un tenore bravissimo, ha cantato anche a Londra davanti alla regina, perciò per Valentina e Stefano, L'amore vincerà, di Giuseppe Gambi, e state qui con noi con Radio Vacanze per la seconda parte della Thailandia. Il mare oggi non mi dice niente, non mi ispira i sentimenti, ma i colori sono andati via. Ti seguo sul tuo nuovo cammino, in un'altra direzione da questa vita mia. E io che sono nuvola col vento che mi spinge in questo cielo, non riesco più a fermarmi, e poi lo so che il mondo gira e tutto cambia, ma non riesco a darmi pace ora che tu non sei qui. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, e un altro bacio vedrà il sole. L'amore tornerà, l'amore ci sarà, e mi starà vicino come un angelo. L'amore vincerà, la mano mi darà, e mi accompagnerà
e scrivere pagine di un libro con ricordi un passato che non posso rinnegare mai. Profumi intensi, viste gli orizzonti di paesi assai distanti, ma distanti ora sei tu. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, un altro bacio vedrà il sole. L'amore vincerà, l'amore ci sarà, e mi starà vicino come un angelo. L'amore tornerà, la mano mi darà, e mi accompagnerà per sempre. In questa vita mia guarderò avanti ancora, e così mi farò forza ancora, e una luce sarà il mio destino, non mi stancherò mai. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Vacanza alla radio. Gianluigi Leone. Ed eccoci tornati in diretta, bentornati per la seconda parte di Vacanza alla Radio, il nostro programma radiofonico che ti ricordo in diretta ogni mercoledì alle 19.30 alle 20.30 direttamente dal sito www.radiovacanze.com, e abbiamo anche ovviamente la app da scaricare dal sito www.radiovacanze.com, si scarica per app per iOS e per Android, siamo presenti anche nella versione podcast che su Apple ovviamente e su Alexia, su Spotify, su YouTube, insomma come dice i grandi conduttori, se volete ci trovate, giusto? Siamo ancora in compagnia con Domenico, anzi tutta la serata saremo in compagnia con Domenico, e Domenico questa volta abbiamo 10 minuti per parlare di Thailandia. Insomma 10 minuti facciamo 5 e poi facciamo un'altra, vai è un bel po', comunque vai 5 minuti e poi ricominciamo. Eccoci nuovamente, parliamo un po' di questa magnifica destinazione, la Thailandia, o antico regno di Siam come meglio era conosciuta,
una destinazione molto amata dagli italiani da sempre, per tanti motivi. I paesaggi bellissimi, suggestivi, una cultura, la religione e parchi storici. E certamente non da meno spiagge, dalle più conosciute, chiaramente che tutti quanti noi conosciamo, tra cui Phuket e Koh Samui, ma non tralasciamo bellissime spiagge, alcune anche con nessuna struttura presente, con delle spiagge molto molto belle, o piccole isolette tipo Koh Muk, Koh Kud, Koh Kradan e tantissime altre che veramente hanno dei paesaggi fantastici, sabbia bianchissima e veramente un bellissimo mare che ci lascia Chiarezzare, diciamo, veramente dal caldo, dalla calda temperatura della Thailandia. Chiaramente non è soltanto questo, non possiamo tralasciare il sorriso, il magnifico sorriso dei thailandesi, infatti è soprannominata la Thailandia appunto la terra del sorriso, e certamente non possiamo non pensare allo street food, forse l'unico al mondo, c'è uno street food fantastico, colorato, con tantissime pietanze, veramente che ci lascia con un desiderio cos'è di guardare. Cos'è che ti piace di più quando vai in giro per la strada, quello che ti mangi più volentieri? Ma guarda, se devo essere sincero, quello più amato dai Thai è il Som Tam, ma particolarmente io preferisco le zuppe del nord-est, zuppe fatte con maiale o a volte anche pollo, leggermente piccante, a volte anche un po' più piccante del solito, ma ricca di verdure, che sono veramente una prelibatezza, cioè non riesco a farne a meno. Quando mi siedo a tavola voglio sempre averne una zuppa presente insieme a tutto il resto di quello che fanno e facciamo. Noi ovviamente poi dopo quella prossima pausa musicale parleremo anche dei tour, mi raccomando, ti è lì per dopo. Adesso cominciamo. Intanto, quanto è grande la Thailandia? Secondo te quanti giorni servono minimo per vedere qualcosa? Allora guarda, proprio il minimo che consigliamo di fare, escludendo il mare, sarebbe perlomeno un 8-9 giorni per avere una visione completa sia del centro che del nord della Thailandia. Chiaramente se vogliamo aggiungere il mare abbiamo bisogno di almeno altri 5 giorni, quindi andiamo nell'ordine di idea dei 12-13 giorni, avremmo una visione completa della vacanza classica da fare in Thailandia. Chiaramente successivamente appunto parleremo di tour innovativi, di destinazioni nuove, prodotti che non si trovano facilmente oggi sui cataloghi, ma che effettivamente possiamo riscoprire una Thailandia ancora vera, genuina e con un fascino leggermente diverso e più accattivante. Certo, io direi allora di questo momento, no, di fare la nostra seconda pausa musicale e poi tornare e parlare di tour, che sono le cose che interessano molto anche il patrimonio italiano, se vogliamo, no? Perché ovviamente vale la pena raccontarci e raccontare. Ecco qua, con una, vedi, non ti rispondo, la nostra amica Mimì, carissima ragazza milanese, ma è un amore. Mimì, qui non ti rispondo. Sogno.